I tantissimi dicevano fino a poco tempo fa che Zang sarebbe andato avanti, poi dopo che avrebbe raddoppiato, ricapitalizzato, ora stanno invertendo la rotta. E ti fanno capire, mi hanno detto è successo stamattina, che i tempi ora sono maturi per un cambio di proprietà. Il nostro lavoro su questa storia qui non finisce quando arrivano gli arabi perché noi spiegheremo cercheremo in tutti i modi di spiegarvi che era una cosa che andava avanti da due anni perché con la situazione debitoria che all'inter con tre paesi di mezzo Arabia Cina Italia loro hanno dovuto creare tutto questo castello anche per la fase debitoria a partire da glass trust tutte le controllanti e chi più ne ha più ne metta cose dette e ridette dette in questo canale e quindi la sua gestione tra i paesi ha fatto sì che questa storia vada avanti da due anni vedi quello che ti dice Marotta va è sopra la nostra testa da due anni te lo fa intendere se no poi subentra subito il piccione noi abbiamo preso tantissime informazioni su Skriniar grazie a una nostra conoscenza che non è la mia proprio perché il discorso di Skriniar ci porta sulla nostra strada che poi dovrebbe essere la strada di felicità la strada della felicità di tutti i tifosi dell'Inter a quanto pare purtroppo ormai non è più così qualcuno ormai spera che non arrivi nessuno e che si vada a schiantarci tutti contro un muro perché non avremo più soldi ma non sarà così e come ho detto ieri è assolutamente vero che è stata fatta un'offerta mostre a Skriniar per rimanere, lui ha rifiutato ad oggi lui ha rifiutato come anche oggi hanno riportato io non faccio mai mercato, eh? non è che ti ho visto che ti ho detto il rinnovo del contratto di Cialanoglu, un centro pista e prende 5 milioni. So, gli offriranno almeno 6 milioni, 6 milioni e mezzo, penso. Eh? Procuratore di Cialanoglu a Milano. Allora, lo abbiamo già detto, una società con tutti questi problemi a livello economico è alquanto Diciamo, strano il fatto che non abbia eh, non implementato che non abbia creato un piano di rientro perché all'Inter non ci sono né tagli degli ingaggi. Anzi, si triplicano, vedi screen. No, non ci sono tagli alle spese. Non c'è nulla all'Inter pescano solo i debiti. Ma le spese non sono assolutissimamente eh, tranne i giocatori. Dove lì poi dopo subentra anche il agreement, ma. Non è stato fatto un piano di rientro, una società che ha un miliardo di debiti, no? Lo sappiamo tutti ormai. Milan ha una fase debitoria anche loro, non tanto idilliaca, ma non sono messi male come noi. Loro hanno fatto un piano di rientro tetto in gaggio a 4 milioni e mezzo. Mi segui, in aggiunta al video di ieri ti voglio dire che Lukaku è il calciatore più pagato della Serie A e che i premi dei giocatori dell'Inter non sono stati pagati. Questo te lo dice il bilancio, come il bilancio ti dice di Digital Bits che le ultime due rate da sponsor di Manica del 2021 non sono state pagate e chissà perché, nonostante questo, poi dopo Digital Bits è passato main sponsor e ha continuato a non pagarti. Questo lo dice il bilancio, Ve lo dico io, Ve lo dice il piccione di turno. Quindi, dove voglio andare a parare? Stai. Calmo, stai calmo e concentrati. Dove voglio andare a parare? Stai calmo e concentrati perché sta per finire questa storia e finalmente questo anale tornerà a parlare solo ed esclusivamente di calcio. Ma dopo aver dimostrato che comunque questa è un'operazione che andava avanti da due anni, perché noi avremo modo di dimostrarlo. Questo, se bisogna far pulito, bisogna far pulito per bene, no? testuali parole. Dal deposito di bilancio si evince che la continuità aziendale è garantita per 12 mesi. Attenzione, attraverso l'attuale proprietà o attraverso un cambio di governance sulla controllante lussemburghese Grand Tower per la controllata FC Internazionale SPA quindi la cosa che voi tifosi dell'Inter in maniera molto, diciamo, positiva, non ti dia ogni sorriso fino a qua su, ma la cosa che comunque con piacere dovreste valutare per come la vediamo noi, e la live si avvicina, è questa: se devono fare dei rinnovi, no? vedi a Scrigna, vedi Celanoblu, vedi gli stessi rinnovi che hanno fatto anche a parte no, parliamo dei rinnovi nuovi che di cui stanno parlando, lasciamo stare i rinnovi vecchi che hanno fatto l'anno scorso se devono fare dei rinnovi e devono coprire con delle garanzie più anni di contratto avendo solo garanzia per 12 mesi come dice la nota dal deposito di bilancio se offri 3 anni o 4 anni a Scrigna se offri 3 anni o 4 anni a più. Dopo il dodicesimo mese chi copre l'ingaggio? Chi è che le dà le garanzie? Secondo te perché possono offrire due o tre anni di ingaggio con, so con solo 12 mesi garantiti di continuità aziendale? Cerca di ragionarci un attimo. Come fanno a offrirli? Come fanno a offrire gli altri 24 o 36 mesi di contratto avendo solo garanzia per 12? Di continuità aziendale vuol dire che l'azienda vive, ti garantisco l'azienda vive per altri 12 mesi, o per mo, ma, me, mano mia, o per mano di Grand Tower, forse perché sanno da quella nota di bilancio che hanno fatto qualche mese fa, forse perché sapevano che cambiava subito qualche cosa, non hanno scritto 40 mesi di continuità aziendale, hanno scritto 12 mesi qualche mese fa, forse perché sapevano. Cambiava qualcosa in Grand Tower che dici altrimenti come fanno a garantire con 12 mesi di continuità? Contratti di due, tre anni? 4. Eh? ora ti chiedo: serve una laurea per capire che se, che, che se propongono delle garanzie sono sicuri che comunque c'è chi può farlo? A differenza di Zang, non ti sto dicendo. Sono già dentro, non fare il piccione velenoso. Non ti sto è però perché garantiscono secondo te? Dai c'è nessuno non c'è nessuno dentro ma non nessuno. perché garanti? come fanno a garantire perché sanno sapevano che sarebbe cambiato qualcosa velocemente ecco perché perché magari tra un po' non si chiamerà più Grand Tower ma si chiamerà Grand Japan oppure Grand China oppure Grand Deutschland oppure si chiamerà Gran Piaggio Grand Scooter cambierà il nome da controllato, terranno questo nome qui per 12 mesi. Anche se subentreranno gli altri, poi dopo lo discorso di tassazione poi lo cambieranno. Ecco perché garantiscono: perché sanno che a differenza che non possono garantire Zan, ma con Zang, ma sanno che possono garantire perché c'è chi può garantire. Ora dopo un discorso del genere, i, i, i classici fuori classe faranno subito una domanda oppure potrebbero ribattere sicuramente con una domanda scontata ovvero sia ma le garanzie ci sono i soldi rimasti in grand tower e questa è la domanda ecco guarda li anticipo io li anticipo io ma non perché sono un genio perché ormai è diventata semplice questa cosa avendo la studiata quindi loro finiranno ci sono i soldi rimasti in grand tower sono quelle le garanzie per gli ingaggi. No, 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 no. No, 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 no. Lo sai perché? Perché i soldi sono a garanzia per 12 mesi. Caro Piccione rioperto di Sugo, sono a garanzia per 12 mesi e poi sono a garanzia del prestito. Quei soldi non si possono toccare ecco perché quindi ora in aggiunta al video di ieri con tutta l'educazione no, poi questi chiudono i canali vedi cosa fanno sono i primi no che rompono i coglioni a tutti poi dopo chiudono i canali si sentono offesi riandate dai fuori classe gli andate a dire attenzione però perché qualche fuori classe sta già parlando di cambio di proprietà maturo rispetto ai raddoppi di tre mesi fa Beh, ragazzi non, non c'è nulla da nascondere io questa la metto all'asta non me li tascherò i soldi di questa gavetta Tieni a mente anche questo e chiedi io ma è possibile che Zang possa offrire contratti di tre anni avendo garanzie per quanti altri sei, sei mesi, sette? Quindi ora con toni impacati, che se no questi ora sai quanto ci marciano sopra ora. Poi vai dai fuori classe, soprattutto quelli che si fanno pagare, gli chiedi: Senti, ma come fa Zanga a offrire un di tre anni se c'è una utilità aziendale garantita per 12 mesi? Ci tengo, eh? Ci tengo che andiate dai fuori a chiederglielo. Ci tengo su questa cosa qui. E venite a scrivermelo poi dopo. Cosa vi rispondono i fuori classe? Dategli anche l'avviso, non me ne frega nulla. Fate cosa volete chiudiamo questa cosa qui, per quello che riguarda Schignan, per come la vedo io Schignan ha reso pan per focaccia è stato trattato malissimo aveva rinunciato al suo procuratore vecchio per rimanere all'Inter In questa proprietà senza soldi gli ha fatto fare il pacco postale e come succede nella vita ma eh, nei rapporti d'amicizia d'amore, nel lavoro Schignan se l'è legata al dito ti ha detto sì sì poi vedrai ti faccio mao. E non ha più rinnovato, non ha voluto più rinnovare. L'Inter gli ha fatto un'offerta mostra che è un'offerta in Italia. Nessuno può garantire tutti quei soldi a un calciatore. Poi stiamo parlando, con tutto rispetto per Scrigna, di un difensore, ragazzi. Non stiamo parlando di un attaccante, stiamo parlando di un difensore. Gli sono state offerte delle cifre mostre quasi paritetiche a quelle del Paris Saint Germain. Ed è vero questa cosa. Guarda, mi duro fatica a dirtela, ma è assolutamente vero perché noi su Scrigna, tranne uno dei ragazzi. Abbiamo premuto tanto perché ci serviva per altre cose sapere di screen. Ma Screener non è l'Inter, quindi per come la vedo io, lui è ancora pagato, deve giocare per l'Inter. È nell'interesse del giocatore fare professionista e cercare di performare al massimo, di fare delle prestazioni buone. È proprio nell'interesse del giocatore sia a livello suo professionale che a livello anche di immagine no? non è che si può mettere i ciabatti ora skinner perché va via a giugno bene non fischiarlo non dovete fischiare skinner io non andrei a fischiare skinner io andrei da chi lo ha trattato un pacco postale a dirgli perché sei ancora qui ma io lo so perché è ancora qui so anche perché andrà via molto veloce questo poi ve lo diremo dopo nella ricostruzione dopo l'ufficialità dove faremo capire perché ci sono voluti due anni? Perché ci sono voluti due anni. Lasciali ragionare, lasciali parlare, lascialo perdere il giapponese. Te l'ho detto 50 volte, lascia il cinese non poteva più andare avanti. Questo è quanto riguarda il derby, derby incominciamo a parlare da domani, partita che tutti noi sentiamo tantissimo, io la sento molto più che contro la Juve. Tra l'altro, sapete, ho anche un fratello milanista, quindi per me eh, conta ancora di più situazione e questa vengono fornite delle garanzie questa proprietà non può più garantire e questo ti deve far capire fa anche rima quindi ragazzi teniamo duro che ci saranno dei tempi migliori e che non succederà più che ti vedi i giocatori come Skriniar che vanno via, i giocatori come Hakimi che vanno via, vanno via perché c'è un motivo, Kimi è stato venduto quasi a forza, lui voleva rimanere a Milano, Skriniar uguale Aveva tutta la buona volontà di rimanere, ma poi è stato trattato come un pacchetto postale. Gli è arrivato a una società che, che, che lo rende più ricco di quello che già era. Cosa doveva fare? ma è trattato con quell'AIA e ora vuoi rimanga? cioè. Ma ha davvero rinunciato a tantissimi soldi. In un top club, queste cose qui non devono succedere perché per me l'Inter è un top club. Purtroppo eh, si vuole gestire un top club con i soldi quasi ti servono per la gestione di una squadra di serie C, perché la Spal sul mercato ha speso molto più di noi, la Salernitana quest'anno sul mercato ha speso più di noi, noi non abbiamo speso quasi nulla. Di cosa vogliamo ragionare? Spiegami di che cavolo vogliamo ancora ragionare. Spiegamelo. Non puoi gestire un top club con i soldi di, 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 di gestione di una squadra di serie C, di interregionale, dove vuoi andare? Dove volete andare? Potete, vi parliamo domani. Ciao, gente.